Buonasera a tutti, sono Barbara Frigerio e a nome del Centro Studi Bhaktivedanta e di tutto lo staff siamo lieti di concludere questa giornata odierna dedicata alla presentazione delle attività della nostra Accademia, Università Popolare degli Studi Indovedici. Abbiamo iniziato questa mattina con una sessione di yoga, abbiamo poi proseguito la giornata con l'incontro dedicato all'Ayurveda e abbiamo poi avuto modo di ascoltare l'importanza sulla capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni in un laboratorio dedicato alle scienze tradizionali dell'India e poi la comunicazione empatica con la formazione in counseling e ora abbiamo il piacere di ascoltare dal vivo quella che è la sintesi, la conclusione di questa giornata trascorsa insieme da Marco Ferrini, fondatore, presidente e direttore della nostra Accademia di Studi. Con il cuore, un benvenuto a tutte e a tutti. Il mio compito è quello di rappresentare quest'impresa che come un vascello che varca cantando vola sui flutti di questo mare in tempesta che è la nostra contemporaneità. Il mare in tempesta della nostra contemporaneità. Uso il termine contemporaneità e non modernità perché sta prendendo un significato sempre più sinistro, modernità. Come una beffa, suona come beffarda nei confronti di quel che è stato promesso dal progresso, dalla scienza, sistematicamente, prima falsificato e poi definitivamente tradito. Questo non significa che non riponiamo fiducia nella scienza, nella vera scienza sì. Molto meno nello scientismo. Bene, questo vascello che varca cantando, questo legno che varca cantando, per citare la commedia, è destinato a viaggiare in un mare in tempesta. Questa è la condizione negata, ma da chi vuole perpetrare un inganno perfido nei nostri confronti, nei confronti dell'umanità, che viene descritto come va tutto bene, questa è la normalità. No, questa non è la normalità, questa è una alienazione, viviamo in una alienazione, che stanno cercando di dipingere come normalità. Bene, è compito di questa scuola, di questa università popolare di studi indovedici, quindi non di elite, popolare sto dicendo, università popolare, popolare nel senso che ognuno può accedervi, non c'è necessità di tessere di nessun tipo e di nessun colore, perché noi abbiamo come vessillo, come simbolo, il viaggio che è la vita. La vita è un viaggio. Il mezzo è la sapienza, non la cultura del calcolo, non la cultura calcolatrice, non il sistema binario. Perché mancherebbe un pezzo, mancherebbe la componente più importante. Nel sistema binario c'è la biologia e la psicologia, ma occorre quella terza componente, che è l'aspetto spirituale, che può restituirci libertà, che può trasformarci
trasferirci il senso di realtà, il senso della vita, il significato del nascere e del morire. Non nascere e morire senza senso, ma il senso del nascere e del morire. Questo è lo scopo della nostra scuola. Chiamiamola scuola. È una scuola. È una scuola di vita. Si può accedere da qualsiasi posizione sociale, culturale, politica che sia, economica, di senso. Accedervi è un biglietto per l'immortalità, per un viaggio che ci consente, senza alcun obbligo, ci consente di fare la nostra scelta. Noi proponiamo la scelta di senso, non la scelta dell'indottrinamento, non la scelta del bombardamento propagandistico. Si insegna a pensare, si insegna a ricollegarci ai grandi classici che hanno illuminato da sempre il cammino evolutivo dell'essere umano. Donne, uomini, bambini, anziani, malati, sani, anche se questa invenzione di salute e malattia ha già ormai fatto danni sotto gli occhi di tutti. Non esiste uno stato di salute nella vita incarnata, non esiste uno stato di malattia, è tutta un'alternanza tra i due, con tutti gli stadi intermedi, perché dipende da come viviamo la vita, da quanti abbagli prendiamo, da quante false credenze siamo mossi, da quanta inimicizia riusciamo a esprimere. Sono tutte forme patologiche, da qui deriva la malattia. Quando noi cessiamo di praticare le pessime qualità o le pessime abitudini, entriamo immediatamente in uno stato di salute, che poi si manifesta naturalmente anche nel corpo, ma prima deve essere una manifestazione, una epifania. Una manifestazione epifanica, una manifestazione dell'anima, una manifestazione dello spirito. È lo spirito che deve risvegliarsi. Illumina l'intelletto, la psiche, illumina anche il nostro corpo, che trova in sé tutte le risorse necessarie per convivere con batteri, con virus, con funghi, con malviventi, con bugiardi, con falsificatori di notizie, di comunicazioni, con i barattieri, direbbe Dante, quelli che barattano la loro dignità per un pacchetto di soldi che si chiama anche corruzione. Bene, noi abbiamo piacere e anche l'onore, siamo fieri, per così dire, di presentare quello che facciamo. Che facciamo? Restituiamo alle persone la capacità di essere felici, di essere fiere di se stesse. Quindi prima di tutto dobbiamo liberarle dalla paura, avete capito? E la prima libertà è liberarsi dalla paura. E liberarsi dalle manipolazioni, dai condizionamenti. Questo insegniamo a fare. Insegniamo a pensare. E quindi abbiamo fatto una scelta straordinaria in questi ultimi 45 anni, ma sentitamente, maggiormente negli ultimi 26, dalla fondazione del Centro Studi Bhaktivedanta, Accademia di Scienze Tradizionali dell'India, per un dialogo continuativo tra il meglio delle esperienze e delle conoscenze di Oriente e Occidente. Non siamo partigiani dell'Oriente, partigiani dell'Occidente,
o partigiani del divenire, delle, o partigiani del passato, nostalgici e inerti. No, no, non siamo nostalgici perché noi abbiamo studiato la storia, abbiamo studiato il pensiero nelle forme filosofiche, psicologiche, sociologiche e abbiamo capito che le sofferenze, le pandemie, le guerre, i terremoti, le malattie, la malvagità, un potere criminale è stata la normalità, per così dire, nel percorso dell'umanità. Noi insegniamo questa scienza e la pratichiamo con umiltà per essere almeno degni di poterne parlare attraverso la coerenza. Si viene investiti del diritto di parlarne senza provarne vergogna noi stessi, che sono sempre stati sprazzi di democrazia, di libertà, di fiducia reciproca nella storia. Nella storia solo sprazzi, solo piccole dischiusure di tenebre dominanti. Quindi non abbiamo, io personalmente, chi vi parla in questo momento, non ha alcuna nostalgia di 30 anni fa, di 50 anni fa, di 70 anni fa. E se mi figuro nella prima metà del Novecento, o nella seconda metà dell'Ottocento, o nella prima metà dell'Ottocento, o nella seconda metà del Settecento e avanti, volevo dire indietro, 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 non trovo periodi in cui veramente le persone siano state libere. E qualcuno di voi potrebbe chiedersi perché mai, se nel passato non ci sono state persone libere, ovvero la società at large nella sua interezza non è stata libera se non per brevi tratti di tempo. Io non dico che non ci sono mai state persone libere, ho detto che la società nel suo insieme, l'umanità nel suo insieme, ha sempre sofferto. Quindi noi dobbiamo rifarci a quelle menti, a quelle opere, a quelle persone che hanno saputo esprimere un pensiero libero, una parola libera, con rispetto, con amore nei confronti di tutti, senza vedere in una forma dicotomica amici e nemici, ma vedere tutte persone da amare, anche se alcune di loro fanno di tutto affinché non sia possibile. Ma non per queste vederle come avversari, come nemici da combattere. Vederle come persone massimamente bisognose di aiuto. E occorre un pensiero. Perché il pensiero è quello che i greci chiamavano teoria, che anche jnana, del termine sanscrito, significa una visione teorica, un darshana, avere una visione di quale sia il modello di realtà cui tendere, cui sospingere attraverso il nostro pensiero, le nostre parole, le nostre azioni, la sinergica coerenza tra tutti questi livelli dell'azione umana, sospingere verso il senso di realtà. Questo è lo scopo, questa è la missione del Centro Studi Bhaktivedanta, Università Popolare degli Studi Indovedici, Accademia delle Scienze Tradizionali dell'India. Lo scopo è restituire alle persone la capacità di vivere bene con se stesse, di amarsi non nevroticamente, non narcisisticamente, non egoisticamente, ma
amarsi in quanto amore. E questo amore ha come funzione fondamentale la condivisione. Quindi quando noi ci innamoriamo di amore, non di lui, non di lei, non di me, non di quello o quell'altro, ma ci innamoriamo di amore. Quindi l'amore diventa la modalità con la quale noi agiamo, è come un flusso. Mantenendo quel flusso, tutto poi vediamo attraverso quel flusso. Tutto ciò che accade rientra in quel flusso, anche le malvagità, che però dovrebbero non toccarci profondamente. Ci possiamo riuscire? Sì, se investiamo in noi stessi. Se investiamo in noi stessi, e il più grande investimento di noi stessi è amare gli altri. Questo significa investire in se stessi. Le persone sono talmente ossessionate da se stessi in senso egoico che non riescono neanche a comprendere il significato di amore. Il concetto di amore. Una scuola che insegna ad amare. E vedrete che non sarà la cosa più facile del mondo. Anzi, stanno bombardandoci in maniera ossessiva di messaggi di odio. Insegnano ad odiare, a diventare perfetti odiatori. A scagliarsi violentemente nei confronti degli altri, con il desiderio di danneggiarli, con il desiderio di offenderli, con delle etichette già fatte che sono un tipico strumento di odio, categorie, categorizzare, condannare, e quindi poi le emozioni distruttive vengono da sole. Quando si è innescato questo luciferino meccanismo, poi i danneggiamenti vengono da soli, anzi diventano quasi delle conseguenze inevitabili, che invece possono essere evitabili, e come? Possono essere evitabili, e come? Se noi impariamo a essere noi stessi in ogni circostanza. Non indossare la maschera di comodo, quella che ci consente il nostro comfort, quella che consente di vivere nella zona di comfort. No, no. Attenzione a gettarvi a capofitto nelle strade in discesa, nei sentieri in discesa. Infine scoprirete che non saranno quelli che eviteranno la fatica, ma che la moltiplicheranno. Perché tutto quel che abbiamo potuto ottenere cadendo, quando vogliamo riconquistare noi stessi e tornare alla nostra dignità, a sentirci bene con noi stessi e a essere fieri di quel che facciamo, tutta quella caduta, tutta quella tutto quel degrado dobbiamo recuperarlo, dobbiamo fare inversione a U per tornare a rivedere le stelle. Dobbiamo risalire quell'inferno come fece Dante. Risalire, dopo averlo sceso, dovete risalirlo tutto. Bene, il meglio dell'Oriente, il meglio dell'Occidente, un dialogo aperto, un dialogo pacato, upanishadico, se volete socratico, un dialogo all'insegna del benessere, all'insegna del bene, all'insegna dell'amore, all'insegna della verità.
cominciando da non nuocere, ahimsa, non nuocere in economia, non nuocere nella scienza, non nuocere nella finanza, non nuocere nella medicina, non nuocere nella pedagogia, ecco, non nuocere, comincia da non nuocere, ahimsa, una estensione proprio fatta a parigraha, non svuotate la gente, non svuotate la mente alla gente, non svuotate le coscienze alla gente, non riducete le ingusci vuoti per poi riempirli a vostro piacimento, per porle in stato schiavile. Dare alle persone la libertà, non temere la libertà se possiamo coadiuvarla assieme alla verità, assieme alla giustizia, perché la libertà senza la giustizia è pericolosissima e anche la giustizia senza la verità è pericolosissima e senza la libertà sia la cosiddetta giustizia sia la cosiddetta verità e io ci metto anche l'amore senza la libertà non si possono chiamare con quei nomi. Stiamo mentendo, stiamo facendo una contraffazione delle virtù. Questa è la nostra scuola. Io so che tra voi ci sono molti iscritti, molte persone che hanno fatto loro la scuola che ho fondato, che ho creato assieme a molti di voi, a cui io rendo omaggio e saluto per la loro encomiabile opera nell'essere stati con me parte della fondazione della nostra scuola. E lo dico a tutti voi perché ritengo che tutti voi in un modo o nell'altro siate parte della nostra scuola ed è a questa scuola che vi chiedo di fare parte in tutti i modi, ognuno con i propri mezzi. Ognuno con i propri mezzi. Chatur Larnyam Mayashistan Guna Karma Bebagasha. Non si può fare tutti la stessa cosa nella vita. Non si può tutti offrire aiuto nello stesso modo. Non ci possiamo tutti iscrivere a un partito. Viva Dio che non è così. Non possiamo riferirci tutti alle stesse modalità o a vivere gli stessi principi di libertà alla stessa maniera, perché siamo tutti diversi evolutivamente parlando, da un punto di vista qualitativo, proprio intrinseco, siamo tutti fratelli e sorelle, siamo tutt'uno perché siamo esseri spirituali, perché proveniamo tutti dalla stessa sorgente divina e divini siamo, ma per la nostra storia karmica abbiamo caratteri diversi, gusti diversi e allora amarci implica accettarci come siamo, educarci reciprocamente a diventare la migliore versione di noi stessi, senza escludere alcuno. Considerare tutti come parte di noi, è vero, non è che dobbiamo indottrinare, se le persone cessano di essere agite da un pensiero automatico, artatamente diffuso giorno e notte, se si liberano dal pensiero automatico, riconoscono che ogni vivente è parte dello stesso disegno divino, è parte della stessa compagine. Come essere vivente, come vivente, come vita, si interfaccia benissimo con noi ed è procuratore di gioia, come noi lo siamo per lui. E come ognuno può essere per chiunque altro.
Questo è il senso da dare alla vita. Una vita vissuta con questo senso non solo prende senso, prendere senso significa realizzare nel senso. La nostra vita è fatta di felicità. Quando la felicità non si manifesta è perché ci sono dei condizionamenti operanti molto forti. E l'errore più grave è di incolpare altri per la nostra incapacità di conoscerci profondamente, perché è da quello che in realtà sorge, srigiate, proprio scaturisce il dualismo amico-nemico. Non vi chiedo di pensare agli altri in maniera amorevole, sentimentalmente. No, il sentimentalismo è uno dei problemi, non dobbiamo prenderlo come un talento. Non è un talento. Il sentimentalismo non serve, è il sentimento autentico che serve. Ecco perché occorrono modelli di pensiero affidabili, modelli di pensiero che insegnano esattamente questo, ma non per tornare liberi di andare in discoteca, per tornare liberi di fare le ore piccoline della notte, per tornare liberi di andare a intossicarci a destra e a sinistra, ma mica questi sono i motivi per cui noi invochiamo libertà, 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 libertà va cercando. È uno dei primi versi della Divina Commedia, Purgatorio. Chi è lui? Chiede Catone Autricense a Virgilio. Quello respira, che ci fa qua? Qua sono tutti morti. E Virgilio non sa come presentare Dante. Proprio si sente nella cadenza dei versi della commedia che ci sta pensando e poi risponde. Lui verità va cercando. Verità va cercando. Non dobbiamo cercare la verità. Noi dobbiamo essere liberi nella nostra ricerca della libertà, che è tutt'uno con la nostra ricerca della felicità. Noi come se avessimo da partorire e non sappiamo come fare. E chi è il nascente? La felicità. E chi è il nascente? La verità. E chi è il nascente? La felicità. E chi è il nascente? Ognuno di noi può nascere quando lo desidera intensamente. Del resto, se non ora, quando? Siamo sicuri di essere ancora nelle migliori condizioni tra un mese o due, o tra un giorno o due? Chi di voi ha un certificato in tasca che gli consente di dire io l'anno prossimo sarò ancora qua, con tutte le opportunità, con tutte le occasioni che sto avendo adesso, per diventare veramente me stesso? Chi lo potrà dire, ci sarò ancora per fare quel passo che ho rimandato finora? Un folle, uno sciocco, una persona insensata che non ha ancora colto il senso della temporaneità della vita incarnata. Qualcuno potrebbe dire, ma come, io ti ho sentito pronunciare a volte con enfasi, con senso di mi sembrava che ci credessi mentre lo pronunciavi, mentre dicevi che siamo eterni. No, hai sentito bene, io dico proprio così. Noi siamo eterni, ma non i corpi nei quali viaggiamo. I corpi nei quali viaggiamo sappiamo bene che non sono eterni, nessuno ci ha mai promesso che sono eterni. Non vi lasciate
turlupinare, non vi lasciate indottrinare, non correte dietro a false credenze, voi dovete ragionare con la vostra testa, dovete imparare da grandi maestri, ma per ragionare con la vostra testa. Lo possiamo vedere tutti i giorni, il decadimento del corpo. Questo decadimento è un decadimento inarrestabile, che ne dicono quelli del transumanesimo, quelli là nella valle nordamericana. Possono dire quello che vogliono, ma noi possiamo vedere che questo corpo se ne va. Entra in una fase di declino, ma già all'età di 18-20 anni, quindi non è che che sia nella terza età che comincia il declino, lì diventa così visibile da non poterlo più nascondere. Ma perché nasconderlo? Perché imbrattare quei segni che ci indicano il declino, e anziché riconoscerli, e quindi dal riconoscere un processo in corso, riconoscendolo possiamo esprimere tutta la nostra potenzialità per capire veramente chi siamo. Noi no, che non andiamo in obsolescenza, noi non andiamo non entriamo in quel processo di degrado in cui entra il corpo fisico. L'importante è non essere immedesimati nel corpo fisico, ma per non essere immedesimati nel corpo fisico dobbiamo aver fatto una scoperta in vita, dobbiamo avere fatto almeno una realizzazione che siamo esseri spirituali. E aver vissuto questa realizzazione, aver vissuto e sentire, e proprio avere dei momenti di risveglio spirituale nel quale capiamo che siamo autonomi rispetto al corpo materiale. Noi cerchiamo di tenere insieme corpo e anima, certo, perché abbiamo ancora da fare molti compiti in questo mondo, abbiamo ancora da diffondere la buona novella, abbiamo ancora da trasmettere, da condividere queste perle sapienziali che possiamo tradurre dal piano teorico alla vita pratica di tutti i giorni. Vivere in una festa 24 ore al giorno. Questa festa può anche riservarci dei momenti tragici, drammatici, di olocausto, di eccidio proprio, di moria di persone care, di persone, tutte le persone ci sono care, per cui chiunque viene meno e noi capiamo che non ha completato il suo percorso evolutivo, ci spiace, perché questa forma umana è così rara, è così preziosa, è così importante, che ci consente di risvegliarci all'amore. E per cui praticare l'amore serve a risvegliarci all'amore. Risvegliarci all'amore produce quell'effetto di ricercare il dialogo degli altri, ricercare il bene degli altri come se fosse il nostro, condividere le esperienze più belle ed essere molto felici nell'ascoltare le esperienze altrui, e cogliere quei momenti di verità, di libertà, di amore negli altri, che servono a incrementare il nostro risveglio, la nostra capacità di amare, la nostra capacità di essere pienamente noi stessi. Via tutte le maschere, via tutte le maschere, via tutte le
tutti i codici ipocriti di comportamento, via tutti i tornaconto che ci obbligano all'immobilismo spirituale o addirittura alla sonnolenza spirituale, alla letargia spirituale. È un'occasione unica questa per riguadagnare la nostra consapevolezza spirituale. E qualcuno potrebbe preoccuparsi di... che accade? È il mondo? E il mondo dov'è? Il mondo c'è? Quando noi diventiamo consapevoli, quando noi ci risvegliamo, quando diventiamo consapevoli di noi stessi, è nel mondo che esercitiamo questo nostro risveglio. È nel mondo che riversiamo tutto il bene. Ma non nell'illusione che questo mondo sia diventata la nostra dimora. Non può esserlo, perché i nostri corpi sono mortali. Altra è la nostra dimora. Altro viaggio dobbiamo fare, un viaggio coscienziale, un viaggio dentro noi stessi. Ecco perché dobbiamo stabilire un buon rapporto con noi stessi. Comincia dal desiderio, il desiderio si può modellare con il pensiero, purificare con il pensiero, con la preghiera, con la meditazione, con l'espressione di amore nei confronti di quante persone conosciamo, a prescindere da quello che è il nostro rapporto formale con loro. I rapporti si possono modificare, come? Amando. Amando, servendo gli altri, diventando estremamente responsabili del nostro potenziale, responsabili di quel che possiamo fare per gli altri, che è il miglior modo poi per fare il bene a noi stessi e farlo agli altri, essere portatori di luce, portatori di verità, portatori di realtà, portatori di noi stessi, perché ognuno in sé, via le maschere, via i condizionamenti, via le dipendenze, via la vanità, emerge potente, scintillante, luminosa, bellissima la realtà, che è la realtà dello spirito. Lo spirito anima la materia senza lo spirito è cadaverica. Solo che le persone non vivono generalmente una illuminazione spirituale, ma un crepuscolo. Vivono nel crepuscolo, come quei personaggi della caverna, della mitica caverna di Platone. Vivevano nel crepuscolo, che era vita quella, così come non è vita questa. Non abbiamo necessità di inventarci una immortalità artificiale, perché noi già siamo immortali, abbiamo da diventarne consapevoli, e diventandone consapevoli non subiamo più le manipolazioni, non subiamo più la pressione psicologica, la falsa realtà, la propaganda, non diventiamo più vittime, ma ci fa sorridere per la monoticità così monotona, motononicità, questa monotonia, questa forma ripetitiva, imbecillesca, di dire cose che non stanno in piedi, che un minimo di attenzione si può vedere quanto sia fallace questa narrativa, e avere compassione di queste persone. Non odio, non rispondiamo con l'odio, non rispondete con l'odio, non cascate in questa trappola da diventare anche voi odiatori. Diffondete questo messaggio, fatevi partecipi di questa scuola, fatene parte, fatela vostra. E diffondete questo messaggio.
Noi non crediamo nell'odio, non crediamo neanche negli odiatori, anzi pensiamo che siano vittime. E anche coloro che fabbricano l'odio, fabbricatori di odio, quindi fabbricatori di odiatori, anche loro sono vittime, tutte vittime. Quindi dobbiamo ritrovarci nella nostra realtà, che è quella profonda, che è quella spirituale, in cui siamo veramente amici di tutti. Ma non per modo di dire, non per interessi economici, non per tornaconti effimeri, ma perché è l'unico modo di vivere, di realizzare il nostro potenziale, è umano e divino. Realizzando il nostro potenziale, noi aiutiamo altri a realizzarlo, diffondendo grandi idee, diffondendo queste grandi visioni del mondo e della vita e dell'amore che abbiamo accuratamente scelto tra grandi pensatori, acciaria delle tradizioni spirituali indiane e tradizioni occidentali. È molto interessante che noi possiamo vedere che in realtà la meta è la stessa per tutti. C'è una differenza tra chi cerca la felicità laddove non è e quindi non la troverà mai, sperimentando frustrazioni su frustrazioni, delusioni su delusioni, incattivendosi contro chi gli aveva fatto false promesse, ma in quel modo è cadere dalla padella alla brace. Noi il momento che ci ravvediamo dobbiamo provare compassione per chi ha contribuito alla nostra caduta. Quindi non praticate l'odio. Certo, potete risultare indisponibili nei confronti delle menzogne che vi vengono propinate. Potete dire no grazie con un sorriso e anche con compassione. Questo è uno dei motivi per iscriversi alla nostra scuola, per vivere con i nostri testi, essendo rispettosi nei confronti di tutti e augurando agli altri quello che auguriamo a noi stessi, o anche meglio. Vi auguro lunghi anni, decenni di successo, e ricordate che il vostro successo è il successo degli altri. Quanto siete incisivi nella vita degli altri, affinché si muovano, si sveglino, si risveglino e si mettano in cammino sul sentiero della perfezione, più voi vi sentirete felici e sarete appagati di quello che fate, che lo facciate con lo studio, che lo facciate con le mani, che lo facciate comprando e vendendo, che lo facciate mettendovi in politica, mettendovi in economia, mettendovi in qualsiasi comparto della società, perché ognuno di noi ha delle caratteristiche di guna e di karma ben differenziate, ma fate sempre il bene di tutti, perché questo è il bene vostro, è il bene della nostra scuola. E quanto di meglio e di più alto vi possa augurare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shanti, Shanti, Shanti. Haribol Shila Gurudeva. Grazie Gurudeva, grazie. Grazie. Grazie maestro. Grazie maestro. Grazie. Un altro minuto me lo date? Vedendovi, ascoltandovi, così tanti,
ho proprio un grande desiderio di abbracciarvi e di sussurrarvi nelle orecchie. Se vi capita di vedere nemici, sappiate che siete affetti da vostre allucinazioni. Non esistono i malvagi, esistono persone che non conoscono il bene e che sono incapaci di fare il bene. Hanno solo bisogno di vedere voi come modelli. Auguri. Grazie maestro, grazie. Grazie. Grazie maestro. Ribolla, arribolla maestro, arribolla a tutti. Grazie.